L'Altirrocca arroccata vince per 0-1. La Torrese, come al solito, sviluppa un gran gioco, ma alla fine resta pietrificata dal gol di Vittorio Contestabile. Una vera beffa maggiorata dal grave infortunio di Daniele Pallitti. Ma andiamo con ordine. Diego Martelli ci porta subito con le immagini al quarto minuto. L'attimo della caduta di Pallitti e il vicino muro di recinzione a causare con il violento impatto la distorsione del ginocchio. Veramente un dispiacere un po' per tutti. Al suo posto in campo De Sanctis. La Torrese inizia in questo modo al 17esimo il suo inarrestabile pressing e Capretta ad impegnare Bersan. 22esimo c'è un cross di Di Sante, Capretta, tiro fuori. 27esimo retropassaggio di Capretta e il primo acuto del neoentrato De Sanctis. 37esimo stoccata violenta di Di Sante, Bersan è attento. 42esimo si vede, anche se di rado, l'Altinrocca e Ciampoli ad avere la buona occasione, ma in porta c'è Di Giuseppe e tutto sfuma. 48esimo prima Pigliacelli, poi De Sanctis non riescono a finalizzare quanto prodotto nell'arco dei primi 45 minuti di gioco. Si va negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Ripresa, settimo minuto, tenacemente ci prova Capretta dalla distanza, tiro centrale. 25esimo gli fa eco l'ottimo Capparella, ma non è giornata. Infatti siamo al 27esimo, Contestabile approfitta di una distrazione di Ampieri e lui in questi frangenti non sbaglia. È lo 0-1, meritevole di un replay. E non finisce, cartellino rosso per Pigliacelli, dunque Torrese in 10 uomini. 47esimo De Sanctis, gran colpo di testa il suo, fuori. Questa è stata l'ultima azione, l'ennesima proiezione offensiva di una partita nata male e finita peggio. I protagonisti ai nostri microfoni. Ermanno Melchiorre, presidente della Torrese, amareggiato per quanto visto in campo, per quanto è successo. E mi riferisco anche al grave infortunio di Pallitti. 0-1 il risultato finale. Beh, quella è la nota più stonata della giornata. Peccato per il ragazzo, notizie purtroppo dall'ospedale non sono buone, quindi faccio un augurio grandissimo perché non se lo merita, sinceramente. Però Per quanto riguarda la partita? Ma la partita, questa è la fotografia dell'annata, Siamo sfortunati, c'erano anche oggi due rigori. Cioè, guarda, imbarazzanti, due rigori imbarazzanti per noi. Non mi sento neanche più di giudicare gli arbitri perché sinceramente non ne voglio neanche parlare più. Michele Baldini, informato allenatore e giocatore, oggi ha vinto. Abbiamo vinto anche domenica scorsa, oggi si è vinto diversamente, nel senso che secondo me i punti non meritavamo la posta in palio. È stata una partita comunque fatta di concetti molto esasperati a livello di non possesso. Anche per scelta fa primo secondo tempo abbiamo detto, deciso di non andare a fare pressioni alte, visto che comunque il playmaker come Marco Capparella poteva aspettare solo quelle, le uscite comunque dei riferimenti di centrocampo per imbucare su situazioni verticali la linea. Quindi è stata una situazione già preparata verbalmente nello spogliatoio che portava, come sapevamo, e così è stata, una sofferenza nel senso di giocare molto su una seconda palla.